mette altri 100.000, perché la Banca d'Italia gli permette di poterlo fare. Pensa un po'. Hai capito? Sì, sì, sì. Quindi, che tu paghi il mutuo e non lo paghi, la banca ha già straguadagnato. Fra l'altro, se non paghi il mutuo, te leva pure l'appartamento e ha guadagnato tre volte. Sì, però a me il discorso di fargli fa pagare la tassa su loro suo guadagno, no? Quando in realtà loro sto guadagno non ce lo dovrebbero avere, perché loro dovrebbero non neanche chiedere interesse al debitore. Loro dovrebbero, se fosse una banca, il sistema commerciale, le banche commerciali fossero tutte pubbliche, e invece di creare 100.000 da prestare a te, no? Ne crea. La banca dovrebbe essere uno sportello pubblico, uno sportello del cittadino da parte dello dovrebbe Stato. Creare 100.000 da te, e questi 100.000 tu li restituisci senza interessi, vanno distrutti e la banca poi dopo deve essere stipendiata. Non vanno mai distrutti. Quando tu restituisci i soldi, quei soldi rimangono in circolo. E invece è sbagliato. Non solo rimangono in circolo i 100.000 che ti ha prestato, ma rimangono in circolo pure 100.000 che tu gli hai ridato. I primi che ti ha prestato tu ci hai pagato l'azienda che ti ha fatto la casa. Più gli interessi. Ma tu quelli che dai indietro, anche fossero senza interessi, quelli che dai indietro dovrebbero essere distrutti e loro dovrebbero essere stipendiati con dovrebbero altri soldi. Dovrebbero annullare quello che ti hanno prestato con quello che hai restituito. Certo. Invece quello che è stato e quello che hai restituito rimane. Hai capito? Però fa pagare le tasse su quello, secondo me è sbagliato. È come se legalizzi la cosa. Non legalizzi niente. Ci vuole un atto di legalizzazione. Tu puoi tranquillamente far pagare quello che vuoi, non c'è un atto, certo, nell'ambito, io ricordo una volta che in una causa che io ho fatto per conto di qualche altro, il mio sindacato, una causa di lavoro, a un certo punto la controparte, con cui avevo chiesto che la causa fosse fatta nella zona di lavoro, mentre loro dicevano assolutamente grazie alle cose che ho fatto io, perché prima col cacchio che ce la davano e allora la controparte che era un'industria dice sì, ma fino adesso loro hanno accettato che la causa si facesse nel tribunale provinciale dove c'è la sede centrale dell'azienda. Beh, allora che significa? Se l'hai fatto fino adesso non lo fai più, tant'è vero che è stato cambiato, sì. Ma proprio in funzione delle sentenze che ho ottenuto io anche, sì, sì. Oltretutto, capito? Comunque il discorso è, voi quando c'è un pensiero di poter provare a cambiare sociale in qualche situazione comunale. E il problema è quello dell'accettazione. Guarda, noi a Briglia c'è sto tizio che lui c'ha un'associazione ortofrutticola, no? Lui è un grosso, c'ha ettari. Se io ti faccio le cambiali, conosce tanti. Conosce se tanti io ti faccio una cambiale, tu l'accetti? Ho capito che dici te, sì, ok, però. Metti che io ho un debito con te, no? So 6 mesi che non riesco a pagartelo, ti dico guarda, ti faccio una cambiale. Io l'accetto se so che altri l'accettano. E appunto, allora è lì tutto il discorso. È quello. Lui c'ha questo discorso che c'ha tanti contadini nell'associazione che si potrebbe fare. E vaglielo a spiegare. Lo so, cioè, se deve spiegare queste, se non gliela spieghi come. Questa è la cambiare sociale. Sì, ho letto la sintesi che ogni mese una persona ha 2.000 euro. È da stabilire, da 1.000, sì, 1.100, 2.000. Che a fine mese quelli che tu non hai speso non te si accumulano, no? Certo. Non solo non si accumulano, ma quelli che c'hai in tasca perdono il 2% al mese. Sì. Comunque prima di tutto deve passare il concetto di reddito di cittadinanza che la gente non ha ancora capito, quindi a quel punto lì se non glielo spieghi matematicamente continuano quelli dei 5 Stelle continuano a parlare di reddito di cittadinanza e se non capisce un cazzo e tutti credono che questi li stiano prendendo per il culo. La realtà è questa, perché loro parlano di reddito di cittadinanza a debito, a fronte del lavoro. Un reddito non può essere a debito, un reddito è un credito. Sì. È positivo. Mentre la parola reddito di cittadinanza significa che tu, essendo cittadino italiano, essendo comproprietario di tutti i beni, devi avere il reddito, è ben disveso. Nessuno l'ha mai spiegato. L'articolo 32 della Costituzione lo prevede. 32 credo proprio di no, che è quello relativo alla sanità. Allora, è il 34. No, non lo so, non mi ricordo. No, non ce l'ho, pensavo di essere non ce l'ho. C'ho il computer però. Ma devo andare, raga. Molto utile. Va bene. Vuoi il computer nuovo?
Dai. Bellissimo, eccezionale. Manco l'hai visto, Giorgio. Purtroppo questo, vedi, perché io mi sono venduto il computer usato che avevo 400 euro e non me lo so più rifatto, e sto solo col cellulare. Col cellulare è scomodissimo, riesce a fare un cazzo. 225 ho pagato io. Buono. E ci ho messo già una montagna di roba, poveraccio, io li maltratto questi computer. Mi ricordo dal 34, mi pare che è. Il 32 è quello sulla sanità, è vero? Come voi state? Un'altra volta qua, state? Eh sì. Allora. Ne pigliate vitamina D, sotto al sole. Ah. Allora, si riesce a vedere un cazzo qua. Dovresti mettere le macchine se stavano all'ombra, oppure c'è qualcosa che copre qua sopra, capito? Niente, si vede un cazzo. Ma quindi voi qua c'è del comitato? C'è stato un comitato del quartiere qua, com'è? C'è niente? C'è un comitato di quartiere che no, ormai non funziona più, prima c'era. Anzi, l'avevamo in un certo senso istituito noi, uh-huh. E grazie a quell'amico che ti ho detto, che ci passa sempre tante informazioni, sì. Che è un grossissimo esperto di normativa. È uno che lavora lì dentro o è qualcuno dei partiti? Non ho capito, questo amico nostro? No, è un dipendente di un ente pubblico. Funzionario di un ente pubblico. Sì. Che però ha vinto il concorso e poi non l'hanno messo a fare quello che erano le sue competenze. Ci siete andati da sto comandante a Terracina? Questo fatto della comandante della? Di Terracina, quello dell'esercito. Ah no, non ci dobbiamo ancora andare. Abbiamo telefonato varie volte, non rispondeva più. I dirigenti. Quella è una bella botta pure quella. Certamente. Anzi, ora lo chiamo. Io ho telefonato 3 o 4 volte, ma minimo, non risponde mai. Forse era in ferie. Certo che in ferie. Vabbè, adesso attacchiamo con queste cose. Stammi bene, sì. Fate vivo ciao. Puoi. Va capito? Bene. Alla prossima. Sì, ma tu fai il giro giovedì, quindi qua. Io giovedì sì, sto a sta zona. Ma tutte le settimane? Tutte le settimane giovedì. Come le serve? Tu sei come le serve. Vabbè, allora. Come le? Le serve. È vero. Che fai? Ci vediamo. Allora. Se tu hai un'oretta di tempo, quando vuoi, noi siamo qua. Esattamente. Ok, perfetto. Ciao, leggi del libro e poi ti interrogo. Sì. Ma no, però qui la maggior parte delle cose che stanno qua più o meno ne so. È quello che invece stai a stampa adesso. Queste non le sai. No, perché qua non c'è tanto la funzione. No, la funzione, c'è la funzione generale, ma non c'è con l'applicazione della cambiale sociale. Qua. Sì, c'è. Ah, c'è, allora. Okay. C'è, diciamo, la descrizione sommaria, la descrizione, diciamo, più ampia sull'utilizzo della cambiale sociale sul libro che adesso sto pubblicando. Io un altro libro pure bello, ma come dici te, no? Che parte dalla moneta all'inizio fino ai giorni nostri, è quello che qua sta con Fratelli d'Italia, anzi, sa perché sta con Fratelli d'Italia, è Giorgio Filini. Francesco Filini. Francesco. Sì, lo seguo pure su Facebook. Sta con la Meloni, sta. Sì, ma lui mi sa che pure mi sa che è istituzionale lui sta a mezzo. Lui era consigliere della quarta circoscrizione. Adesso non è stato rieletto. Ah, non ce l'ha fatta. Però è stato per, mi sembra, 2 legislature consigliere. Non è riuscito mai. Ragazzi, lo conosco bene. Nel municipio suo. Non è riuscito. No, è stato un tentativo abortito come al solito, perché se manca lui ha fatto parecchie cose. Ha, per esempio, ha detto una cosa importante, la istituzione dell'Accademia Auridiana. Sì. Ti ricordi? Come no, certo. È stato lui che l'ha fatta. Certo. Ha fatto anche molte altre manifestazioni a cui ho partecipato anch'io, ho fatto anche la relazione. Ho fatto una comizia a Piazza del Popolo, non so, tu non c'eri quella volta, vero? Comizia a Piazza del Popolo con quei ragazzi che cantavano gli inni. Non me lo ricordo. No, non c'eri. Ero solo io perché tu c'avevi qualche altra cosa da fare. E quindi ho parlato in quell'occasione della cambiale sociale. Non l'avevo preso bene. No, ma la gente pensa alla cambiale come un debito. Sì, la cambiale è tutto lì. E invece una volta che sa cambiare circola, perché non devi rimanere ferma, quella è la cosa. Ah, no, non la fermi mai, basta semplicemente o non bancarla, o al momento della scadenza rinnovarla automaticamente ad libitum. Cioè quando arriva la scadenza. Alla fine, la rinnovi. Con quel tuo budget mensile? No,
Allora, fai conto che la cambiale da 1000 euro decade del 2% al mese, tolto il 4% iniziale di competenze, diciamo, di gestione della contabilità, no? Quindi perde subito il 4%, sì. Quindi diventa 96. Quel 96% al 2% al mese in meno, in 4 anni, 48 mesi, va a zero. Sì. L'ultimo che c'ha il cerino in mano si brucia. E allora, per non far bruciare l'ultimo, perché è giusto che non perda tutto, lui manda o dà il numero degli estremi della cambiale che è scaduta, si verifica se è davvero scaduta. Nel momento che si verifica, si autorizza ad emettere una nuova cambiale, per esempio se fosse stata inizialmente da 1000 euro, da 20 euro. Okay. Quindi il credito rimane sempre a vita, in eterno, sì. Però decade del 2%, certo. Anche quella cambiale, poi da 20 euro pagherà 4 euro di competenze per la gestione della contabilità, quindi rimangono 18 euro, no? Sì. Qualcosa, 18 euro virgola 2, 19,2, quei 19,2 decadono del 2% al mese, per cui alla fine rimane un cazzo, sì. E quindi però nessuno ne ha risentito il contraccolpo. Certo, e ognuno comunque ogni mese ha il suo budget. Tieni presente che prima non c'era un cazzo e la società nel suo insieme, del consorzio a cui tu partecipi, ti devolve 1000 euro al mese. Che prima non c'erano, te li do io, certo. Per spenderli per qualcosa che esiste, in cui si incarna, quel valore poi si incarna nella valigia, nella telecamera, eccetera, eccetera, capito? Solo che questo non va bene a chi ha i soldi e che vuole continuare ad avere potere sugli altri. Ma soprattutto a capitalizzare i soldi e avere quella forza che, diciamo, attribuisce il capitale, sì. A chi non ha altri valori. Valori morali, valori personali, no? Ideali. Bisogna fare in modo di portare la gente a ascoltare queste cose, però il fatto è che non c'hanno tempo. Io mi sto impegnando a fare qualcosa, ma per quanto ho detto, ognuno c'è. Mettici in contatto con questa gente che conosci te, quello è quello che devi fare. Più gente ci conosce, più sicuramente valiamo noi, ma anche quelli che partecipano al gruppo. No, io parlo con uno di questi che conosco meglio, e più che da noi ad aprile, penso meglio partire da Latina, che da Latina c'è un po' più di alcuni. C'è un bel gruppo che hanno più cultura su questo. C'ho un sacco di parenti a Latina, ma sì, tanti. Vabbè, di Pontina mette in sé. Allora, io parenti, veneti, sono milani, c'ho Spadone, Montaniere, tutti veneti. Allora, io a Pontinia ho i parenti di mio padre. Pontinia è zona limitrofe. Sì. Invece a Borgo Faiti ci sono i parenti di mia madre. Ah, ho capito. Ma tanti, a Latina pure tantissimi. I miei stanno tutti quanti a Via Pitaffio. Via Pitaffio, la via quella che la conosco. Dall'Appia porta dentro la Latina. Sì, la conosco. E stanno tutti quanti là. Oh, vabbè, la maggior parte ce n'ho pure. Questi è da papà. Ma io ho pure i miei cugini che abitano via Pitaffio. Adesso c'ho... Sai che Zielo c'ha l'autofficina della. Non Nissan, la concessionaria della. Oddio, no, quella Nissan, coreana. Quella coreana. Nissan è coreana? No. Kia. Della Kia, sì, c'ha la concessionaria della Kia e di altre macchine e sta proprio lì su via Epitaffio. E poi c'è l'altro cugino invece che c'ha un'impresa di infissi d'alluminio. Sempre Zero, sono gemelli. Sì, no, non conosco il Zero, non l'ho mai sentito. Vabbè. C'è l'altro cugino che c'ha un bar a Borgo Faiti, bar ristorante. Vabbè, dai, stanno ben avviati, gli euro gli circolano sotto mano, dai. No, diciamo, tutti sono abbastanza industriosi, sì. Tutti abbastanza autonomi, tutti lavoratori autonomi o professionisti. Va bene, dai, allora io...